Oggi presentiamo il pacchetto energia del Movimento 5 Stelle Toscana per dare atto e attuazione alla terza rivoluzione industriale, quella rivoluzione che crea posti di lavoro, tutelando l'ambiente e dando anche ossigeno alle imprese. Sono sei interventi concreti dove chiediamo alla Regione di dare un contributo diretto per finanziare la domanda di interventi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per interventi per abbattere la domanda energetica e per riqualificare alcune coperture oggi in Eterit. Bene, ora passerò a presentarvi le sei linee di intervento che danno attuazione anche alla nostra visione di come dovremo produrre l'energia. Il nostro grande Beppe Grillo da sempre dice: non abbiamo bisogno di una grande centrale che produce 1 milione di kilowattora, ma 1 milione di cittadini che producono 1 kilowattora ciascuno in modo distribuito in rete nei territori. Allora, le sei linee di intervento che ci presentiamo sono la prima verso un finanziamento a fondo perduto diretto per l'acquisto di impianti fotovoltaici. Oggi mediamente un'abitazione necessita di 2-3 kWh per essere autosufficiente, 1 kW il mercato attualmente richiede 2.000 euro. Noi chiediamo alla Regione Toscana che dia 1.000 euro per finanziare l'acquisto di un impianto fotovoltaico, 100 impianti per provincia. La seconda linea di intervento riguarda il solare termico, sono impianti per produrre l'acqua calda sanitaria. In questo modo abbattiamo la domanda di metano o GPL o di biomassa. È una risorsa rinnovabile, può essere installata facilmente, anche qua i costi sono molto accessibili. Contributo diretto 1.000 euro per l'acquisto di impianti solari termici, 100 impianti per provincia. Il secondo intervento sono piccoli impianti mini e microeolici, probabilmente nelle grandi città è un po' più difficile metterlo sopra le coperture, ma comunque sono anche questi impianti che richiedono un pochino più di manutenzione, ma sono altamente efficienti, con un costo che si è abbattuto negli anni e permettono di prodursi energia elettrica. La terza linea di intervento richiede 1.000 euro di contributo per smaltire e bonificare coperture in Eternit. Sotto i nostri occhi assistiamo quotidianamente, vediamo pertinenze fatte negli anni 60, dove insomma, andava di moda questa copertura. Oggi sappiamo, ma anche una volta si sapeva benissimo, che questa copertura provoca delle malattie gravissime respiratorie, e noi intendiamo intervenire nel rispetto dell'ambiente e della salute con questo contributo diretto, 1.000 euro per finanziare l'acquisto di una bonifica della copertura fino a 12 metri quadrati. L'altra linea di intervento riguarda la dispersione termica, sono interventi per abbattere la domanda energetica. Circa un terzo del costo per riscaldare l'edificio, quando la casa non è coibentata, si disperde attraverso le aperture, le finestre. E con questo intervento noi chiediamo alla Regione che finanzi con 1.000 euro la sostituzione di infissi vecchi con nuovi infissi performanti che non abbiano dispersione termica. L'ultimo intervento previsto è sempre riguardo all'abbattimento della domanda energetica, sono interventi per coibentare l'edificio. La coibentazione può essere fatta anche con delle coperture esterne, ma anche insufflando della cellulosa o altri materiali naturali nell'intercapedine. Bene, ora tutta la responsabilità è al Consiglio regionale, noi chiediamo che questo pacchetto energia venga approvato, la Regione Toscana ha 9 milioni di euro disponibili, noi ne chiediamo 6 per fare questi interventi utili di buon senso. Forza!